Action dal vostro Morrisan. Volevo fare il medley oggi, ma mi basta leggere la notizia per fare un medley. Conte, il vostro amico Conte, l'amico di Casalino. L'amico detto, ho detto amico, l'amico di Casalino. Praticamente devono riaprire dalla settimana prossima, dal 18, tutto quanto. E io ho detto, guardate che non è vero. Come era il 4, vi ricordate il 4 che era più? Che poi non è vero. Perché non è vero? Ve lo spiego io il perché. Qui hanno già riaperto tutto, è tutto chiuso. Poi arriviamo al punto. Il governo sta dicendo, no, si riapre tutto normale. No, perché poi va a leggerti il decreto. E arriviamo, a capire la visione disturbata dei politici che stanno governando il mondo. Però vi leggo questo piccolo articolo di Savona News, l'ho trovato anche su Ansa, tanto le stronzate sono le stesse, ok? E dice, ecco le linee guida INAIL per bar e ristoranti, 4 metri di distanza nei locali e sulle spiagge ombrelloni a 5 metri. Da lunedì prossimo dovrebbe, condizionale, avviarsi la vera fase 2 con la riapertura degli esercizi pubblici. Ricordatevi la fase 2, poi entro nel dettaglio, eh? Ok, con la riapertura degli esercizi pubblici e quest'oggi sono state rese note le linee guida INAIL per le attività come ristoranti e stabilimenti balneari. Per quanto riguarda ristoranti e bar, la distanza di sicurezza da rispettare è quella di 4 metri tra un cliente e un altro ed ogni locale. Quindi, per conoscere la capienza, dovrà dividere la metratura per un locale per 4 metri quadri. Cioè, se avete un locale di 100 metri quadri, vuol dire che metterete 25 persone. Già, lo so, i ristoratori sicuramente gli stanno alzando i peli, ok? Prevista anche l'igienizzazione dei tavoli e sedie, ci mancherebbe altro, e l'utilizzo di guanti e mascherine. Non sarà previsto servizio a buffet, quindi voi che ristoratori che avete un buffet avete già fallito, vi do questa brutta notizia. E dei clienti potranno togliersi la mascherina solo per mangiare e bere. Ma va, no, ci mancherebbe altro che devi bere con sta merda di cosa qua. Come cazzo fai a bere o mangiare con la museruola? Questo magari l'avrei saltato, ok? Ma adesso arriva il bello, ok? I menu dovranno essere scritti sul lavagno, su fogli monouso e i pagamenti dovranno essere solo elettronici. Ma guarda un po', da quante settimane è che vi sto dicendo eliminazione del contante? No, no, il caso, lo fanno per il virus, perché mio cugino mi ha detto che metti, come dai contanti, prendi il virus e muori. Eliminazione del contante, vi stanno già abituando. Adesso fate il ristorante, a parte che non apriranno, ma poi entriamo nel dettaglio. Ma no, intanto il contante non lo puoi portare. Quindi se tu hai lavorato solo con contante, non puoi andare a mangiare al ristorante. Te lo sta dicendo già il governo italiano. No, ma non è vero che stiamo entrando in dittatura. Ma andiamo avanti, ok? Siamo arrivati dove? Quindi i menu dovranno essere scritti sul lavagno, su foglio monouso e i pagamenti dovranno essere solo elettronici. I clienti che entreranno in gruppo dovranno certificarsi di appartenere allo stesso gruppo familiare. Sarà vietata ogni forma di assemblamento davanti ai bar ed un cliente potrà entrare solo dopo che un altro sarà uscito. Al banco non potranno essere serviti aperitivi, ma solo al tavolo. Per gli stabilimenti balneari. Verrà favorito il pagamento senza contanti, vuol dire eliminazione del contante, solo pagamento digitale. Guarda un po', cioè, pensate la stronzata, così li abituiamo. Il contante non userete in ristorante, il contante non userete negli stabilimenti balneari. Ma adesso incominciarono dappertutto. Vi ricordate Colao? Che dicevo, quello è il gruppo Bilderberg, preso dal gruppo Bilderberg, che avrebbe detto, vi ho montato punto, dove dice, sì, il contante è la prima cosa che andremo a eliminare. Colao, non l'ho detto io, eh. Ma ripeto, fa parte sempre del piano degli Illuminati, perché nel momento in cui elimini il contante diventi uno schiavo. Ma andiamo avanti. Per gli stabilimenti balneari verrà favorito il pagamento senza contante e la prenotazione per poter individuare eventuali contatti di persone contagiate. Sono previsti corridoi differenziati per direzione per chi entra ed esce, mentre il personale dovrà accompagnare il cliente all'ombrellone, che verrà assegnato sempre alla stessa famiglia se si ferma per più giorni. Sono 5 metri che dovranno intercorrere tra le file di ombrelloni e gli stessi sulla stessa fila. No, non vado avanti, ragazzi, perché ovviamente con una norma così io mi pulisco il culo. Scusate il termine volgare, ma devo rendere l'idea. Devo andare in medley perché, ripeto, non fa, non si può.
Poi dire, no, addirittura Fauci non è ancora apparso, sto aspettando. Volevo fare un mail con più voci, come faccio sempre, e poi leggo queste notizie, ragazzi. Quando io ho detto, guardate che non aprono, è una scusa, cioè il governo fa il culo, fa il froccio col culo vostro. No, no, ma io ho detto che è aperto. Eh sì, poi sono cazzi vostri, leggetevi voi le norme. Qui alle Canarie hanno riaperto tutto lunedì, ho chiamato 25 ristoranti e 25 ristoranti sono tutti chiusi, perché giustamente mi hanno detto, come cazzo faccio a aprire con un terzo della clientela? Morris, come faccio? Gli ho detto, no, no, fratello, io lo so già, è normale, sono un imprenditore, ti capisco. È come se a uno che ha un'impresa di costruzione dovessero dire, guarda, il muratore lo paghi giornata piena, però lavora da 1 ora e mezza al giorno. Non ci riuscirebbe mai a portare avanti un'impresa di costruzioni. Quindi dico, hanno messo delle norme, io facevo dei calcoli, quindi se ogni persona, ogni 4 metri quadri, vuol dire che un ristoratore che ha locale da 100 metri quadri potrà mettere 25 persone. Le cose sono due: o il governo pagherà l'80% del conto perché il ristoratore dice una bistecca che vendevo a 15 euro dovrò venderla a 50-70 euro, o altrimenti non aprirò. Perché io sfido quel momento magico dove tu vai in ristorante con la tua fidanzata, col tuo fidanzato, col tuo amico, con chi cazzo volete, poche parole, di andare lì con la museruola, la fila, distanza, oh, attenzione, 4 metri, mi arriva la cameriera tutta bandata, con la protezione in faccia. Che ti tratta come un infetto, con il vetro davanti. Ma chi cazzo ci fa a mangiare al ristorante? Quindi voi già avete deciso voi chi far fallire. Tutti quei poveri ristoratori che hanno fatto il business, tipo, e in Italia è pieno, quello è un prodotto che a me non piace, però all you can eat, tutto quello che vuoi mangiare, paghi, che ne so, 20 euro e mangi come un maiale. Quelli non potranno farlo, perché magari hanno, che ne so, il buffet e quelli hanno già fallito, perché quelli non potranno lavorare. Ah no, dovranno spremere 30.000 euro per rimodificare la cucina, cambiare il concetto del business. Io che sono imprenditore, queste cose le so, purtroppo che il governo non capisce un cazzo, perché vengono presi sempre da quelle famigliole di merda della Bilderberg, presi da, sono conigli, sai il mago che toglie il coniglio dal cappello? Quindi gente non ha mai lavorato un giorno in vita sua, è normale che non capisce un cazzo. Però lo sanno che portando avanti questa procedura, che è la procedura, i ristoratori falliranno. L'economia, obiettivo primario, far fallire l'economia, e continueranno. Tanto andiamo al terzo mese, arresti domiciliari, e qui potranno continuare a far fallire questi ristoratori. Da notare, cosa vi ho detto? No, perché Morri non l'aveva detto. Sono settimane, 2 mesi direi adesso, che vi racconto, fu il primo video che vi raccontai sul sequestro forzoso, perché arriveranno anche a quello, fa parte del progetto. Per rilanciare l'economia. Non hanno più soldi, devono andare a pescare dei conti correnti, dei vostri conti correnti, avete capito bene? Quindi cosa volevo dire? Praticamente adesso, no, i ristoratori inoltre, se vuoi lavorare, lavori come dico io, solo pagamenti con carta di credito e i contanti non li puoi accettare. Ma la cosa più ridicola è che anche in spiaggia non potrai pagare in contanti, obbligherai, guarda un po', tutte le attività a usare soltanto cashless, cioè tutti quei dispositivi elettronici, le banche degli illuminati di merda continueranno a guadagnare perché sono quelli che hanno le lobby finanziarie. E quindi il contante pian piano verrà eliminato. Le foche diranno, è normale, fino a quando non si rendono conto che il contante scomparirà dappertutto. No, ma tu queste cose non le dicevi, Morri, perché noi siamo dei cospirazionisti di merda. Siamo dei cospirazionisti di merda. Meglio morire cospirazionista che essere una foca da balcone. Quello è poco, ma è sicuro. Ok? Andiamo avanti. Quello che voglio dire io, anche una spiaggia, ragioniamo sulla. Io per esempio non vado al mare da 15 anni, non mi piace il mare, ho sudato lì, però conosco un sacco di persone che adorano fare la lucertola. Allora dico, ma come puoi dire una distanza minima di 5 metri? Vuol dire che quelle, come si chiamano quelli che gestiscono le spiagge? Non mi viene il termine adesso. Quelli che gestiscono questi stabilimenti balneari, ogni progetto, ogni business, però ripeto, sono troppo ignorante, sono troppo capre chi governa, quindi non ci arrivano, però ci arrivano a portare avanti questi programmi di merda. Quando tu studi un modello, sai che un ristoratore avrà minimo quei tot di tavolo per creare un utile, le spiagge lo stesso. Tu a queste spiagge le stai dicendo a chi gestisce queste spiagge? No, togli più della metà degli ombrelloni, non ci rientrerà le spese, non riuscirà a pagare i costi fissi. In più, soltanto con carta di credito, e dovrà pagare anche una commissione su quello. Cioè, avete capito che non vi stanno riautorizzando una vita normale? Questo l'avete capito o no? È rivolto a quel 70-80% di foche da balcone. L'avete capito che vi vogliono inculare? No, perché questo vi deve entrare. Perché a volte mi chiamate, Morris, fai un video di que. Io non so più che lingua usare, ragazzi, ma questo ve lo stanno sbattendo in faccia. I ristoratori di questo modo li stanno uccidendo.
stanno uccidendo. C'è distanza minima 5, ma tu ci vedi andare in ristorante? No, fermo, fermo, uno alla volta. La prossima vacca, chi è? Vai, vai a uscire un altro porco, vai. Andiamo in una stalla. Cioè, il concetto della ristorazione viene ucciso, stravolto completamente. In palestra con la museruola, distanza, pannelli così. Non l'avete capito? È quello, se per non farvi socializzare, la distanza che vi vogliono obbligare a rispettare. È perché tu, quando nel ristorante, comincerai a parlare con qualcuno. Come va? Io non credo a sto governo. Sì, questi governi del cazzo. Sì, ma secondo me non vogliono. Questo già stanno togliendo l'80% delle informazioni dal web. Oggi ho pubblicato una puntata degli amici di BioBlue perché anche loro gli hanno cancellato 3 video. E quelli che fanno informazione vengono boicottati. Quelli che invece sparano merda nei TG, prendono questi 4 coglioni a parlare di scienza, poi gli scienziati dicono che stanno dicendo stronzate, dico no, no, gli scienziati non contano un cazzo, contano quelli che abbiamo messo noi. Contano, contano. Avete capito come funziona? Chi ha governato l'Italia? Sempre persone non elette, prese, le pescate sempre da quel gruppo là. Io non so più che parole usare, ragazzi, veramente. Cioè, l'articolo dice, ah no, per bere devi toglierti la mascherina, ah, ci mancherebbe altro. Cioè, è chiaro, è chiaro quello che vogliono fare. Io non so veramente più che cosa inventarmi. Il progetto, ve l'ho già detto, è farvi fallire e ci stanno riuscendo. Da notare, io sfido a farlo vedere qualche cazzo di video di ristoratore con 4 coglioni dentro, col vetro davanti con la mascherina. Voglio vederli sti video. E quelli non apriranno. Stanno aspettando che la gente scenda in strada. È chiaro, stanno combattendo ancora per il vaccino perché vi vogliono vaccinare. Voglio eliminare i contanti. Ci stanno riuscendo. Avete capito quando vi ho detto tornate indietro, guardate i miei video di 2 mesi fa? Poi guardate, c'è un video che si chiama Il programma che portano avanti. Rendervi poveri, eliminare il contante. Cazzo, sembra che l'ho scritto io quel programma. Sembra quando quel travestito di Bill Gates è andato in onda dicendo, oh, 5 anni prima perché ci ucciderà un virus, lo stesso che ha brevettato tutta sta merda. Cioè, vi sto dicendo quello che loro portano avanti, ma non perché ve lo sto dicendo io, perché esiste il piano degli Illuminati, queste visioni, David Icke le raccontava 20 anni fa. Hanno rallentato, dopo il settembre non sono riusciti ad andare veloce, stanno inserendo il turbo. Questi mega ospedali che stanno aprendo come funghi dappertutto, non vi fanno pensare, come? Non ci sono più morti? No, siamo quasi dei campi, come si chiama? Dei campi militari per sterminare le persone. No, ma sei paranoico. Cazzo, il presidente di un paese dell'Africa, cazzo, ha infilato il tampone ai frutti, cazzo, è risultato positivo. Agli uccelli è diventato positivo? Non vi fa, cioè, non vi fa ragionare questa cosa. E oggi ho pubblicato un messaggio per i più esperti. Se dovete parlare adesso. Chissà, deve parlare, ragazzi, perché credetemi, tutti, compreso me, compreso le foche da balcone, verremmo eliminati. Io non ho mai avuto paura di morire. Magari se morissero. Bah, no, vai, non dirla questa cosa, vabbè. Lo so che i non pensatori. Serve la legge di Darwin in questo caso, qui sopravvive soltanto chi si adatta al cambiamento, quelli non si adattano, quindi muoiono probabilmente. Però mi dispiace perché io vedo, leggo certi commenti, sono ciechi, non vedono. Quindi penso che il televisore ha fatto un lavoro meraviglioso su di loro. Ragazzi, conosco persone laureate che dicono: no, no, normale, sto a casa, c'è il coronavirus. No, no, anche mia amica, è stata uccisa mia amica. Quanti anni aveva? No, penso che avesse 30 anni. Ma la tua amica? No, no, a dire la verità era la cugina, il cugino di mio cugino, però io non l'ho mai visto. Ah, adesso ho capito perché. Cioè, avete capito con chi abbiamo a che fare? A me non mi fanno paura 4 coglioni che governano il mondo, a me fanno paura le foche da balcone. Perché se domani mattina dobbiamo scendere per i nostri diritti, loro rimarranno a casa. Io non so più che tipo di linguaggio utilizzare, ragazzi, però è chiaro che il 18 col cazzo che andrete in ristorante, ve lo posso dire, io qua è tutto aperto, ma è tutto chiuso. Cioè, per legge io posso uscire e andare in ristorante? No, non posso uscire. Perché poi vi racconto un'altra fregatura. Ah no, ma non ti puoi spostare dal tuo comune. Cioè, se io dove vivo non ho un ristorante con la terrazza aperta, io non posso andare al ristorante, non posso andare nel sud. Perché non vivo là? Ah,
Avete capito che non hanno aperto un cazzo? È un modo per prendervi per il culo. Ma non servo io, basta leggetevi le fonti, le notizie. Andate online, ci sono questi giornalini, cercate i giornalini, quelli che magari raccontano un po' più la verità, però c'è scritto, c'è la normativa, vi leggete la normativa. Ragazzi, siate svegli, combattete per i vostri diritti perché credetemi, sarà una strage se non combatterete per i vostri diritti. Ci faranno fuori come si fanno fuori i maiali all'interno di una stalla.